Il 2 novembre, giornata della commemorazione di tutti i fedeli defunti, a Gerusalemme è cominciato con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Salvatore. Grande la partecipazione da parte della comunità locale, anche se non era un giorno festivo. Tappa successiva, il cimitero cristiano-cattolico della città, dove si trova, tra le altre, anche la tomba di Oskar Schindler, l'imprenditore tedesco noto al mondo intero per aver salvato dall'olocausto almeno 1200 ebrei. Sulla sua tomba la gratitudine della comunità ebraica, al posto dei fiori piccole pietre per simboleggiare il ricordo eterno. Una zona di Gerusalemme quanto mai suggestiva e particolare, tutta questa a ridosso del luogo in cui sorgeva l'antico Tempio. Questo è un luogo importante nel ricordo dei morti di Gerusalemme perché qui sono localizzati fin dall'antichità tutti i cimiteri, sia quelli cristiani che quelli ebraici che quelli islamici. Sul lato del Monte degli Ulivi che guarda verso Gerusalemme, in particolare verso il Tempio, c'è il cimitero ebraico con lo sguardo idealmente rivolto alla Città Santa. Sul lato opposto, alle nostre spalle, sotto le mura della Città Santa, c'è il cimitero islamico rivolto idealmente verso la Città Santa, la Mecca, mentre in fondo alla valle, proprio nel punto più basso del torrente Cedron, dove scorre il torrente, ecco, in questa parte c'è il cimitero cristiano con i morti rivolti idealmente verso il cielo, non verso la Gerusalemme terrestre, non verso una città materiale, ma già rivolti con lo sguardo verso la Gerusalemme celeste che ci aspetterà alla fine dei giorni. La Valle di Giosafat, che in ebraico significa il giudizio di Dio, è idealmente il luogo dove Dio giudicherà tutto il suo popolo alla fine dei tempi, nel giorno della risurrezione. Nella Bibbia questo giudizio ha un valore negativo, in quanto viene ricordato solo due volte nel libro di Gioele, al capitolo 4, al versetto 2 e al versetto 12. In tutti e due i posti si dice che il Signore, giudice, in quel giorno radunerà in questa valle, appunto la valle del giudizio, valle di Giosafat, tutti i popoli che hanno fatto male a Gerusalemme e al popolo di Israele, l'hanno portato in esilio e se ne sono divisi la terra. Soltanto a partire dal IV secolo questa prospettiva è cambiata e si è affermata l'idea della responsabilità individuale. Mentre i primi cristiani, anche i giudei, non avrebbero mai voluto essere giudicati in questo luogo perché era un luogo di giudizio negativo, un luogo di condanna, ecco, piano piano è venuta l'idea della responsabilità individuale. Dunque, qui ci troviamo in mezzo ai cimiteri di tutte le comunità, quindi quelli che sono sepolti qui, di qui dovranno risorgere e non ci saranno due gruppi, da una parte i buoni e dall'altra i cattivi. Piuttosto ci saranno delle persone che verranno giudicate singolarmente secondo le loro azioni. Quindi ecco che in questa valle c'è posto per giudicare i cattivi, ma anche e soprattutto per giudicare i buoni. Per questo, fino ad oggi, molti desiderano farsi seppellire qui, come se alla fine dei tempi, nel giorno del giudizio, potessero risorgere prima rispetto a quelli che sono sepolti altrove. Padre Massimo mostra la porta d'oro, oggi chiusa. Secondo la tradizione ebraica, essa sarà riaperta con l'entrata del Messia, momento in cui i morti sepolti lì risusciteranno, nel luogo del giudizio, nel giorno finale. Senza dubbio, la commemorazione dei defunti a Gerusalemme, dove Dio parlò attraverso i profeti di Gesù, è carica di un profondo sentimento spirituale. Quando guardiamo questa valle, questo luogo dove tutti sono raccolti secondo le loro comunità, ma in maniera indistinta, uno vicino all'altro, separati da una strada o da un muro, da un recinto o poco più, ecco che allora possiamo guardare avanti con più fiducia.
vediamo che almeno nella morte siamo tutti uguali e siamo tutti rivolti alla Gerusalemme del cielo e alla risurrezione.